Allora, io ho appreso dalle agenzie che sarei indagato. Io fino a questo momento non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, quindi mi posso limitare a dire quello che ho già detto. Ho raccontato ai carabinieri quello che ho fatto. Quello che ho fatto un anno fa per Dominique Velati, insieme a Mina Welby e a Gustavo Fraticelli, la nostra associazione a delinquere, perché ci siamo anche associati per fare questo, ha pagato il biglietto del treno per Dominique Velati, militante del Partito Radicale, per andare in Svizzera a ottenere, come ha ottenuto, l'assistenza medica alla morte volontaria. E ho annunciato allora, 14 mesi fa, che l'avrei fatto di nuovo e quindi credo che si chiami, non sono molto forte in materia, reiterazione del reato. Non è successo nulla. A questo punto ai carabinieri ho raccontato quello che ho fatto, cioè che ho fatto salire con la sua carrozzella sulla sua macchina Fabiano Antoniani e ho guidato la sua macchina fino al confine, quindi quella parte di aiuto commessa in Italia e poi dal confine a Zurigo. E di quello mi assumo piena e totale responsabilità perché è esattamente la ragione per la quale Fabo mi ha chiamato per non coinvolgere nella responsabilità le persone che amava e che lo amavano.